Appena ho pubblicato il profilo mi hai contattato. Mm-hmm. L'ho già cancellato. Un po' presto. No. Molto bene. Finito. Senti, voglio controllare come sono messa per la prossima settimana. Oh, grazie. Ti prego, Giulia, perdonami. Oh. Sei stupenda. Grazie. Su, entra. Arrivo subito. Sei vestita così apposta per me? Sì. Arrivo subito. Che cosa fai? Aspetta, non è il momento. Lasciami andare. No, lasciami andare. Tu. No, 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 ti prego. No, sta buona! Fermati! No! 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 Fermati! Fa la brava! Dai, che mi piace! Thank you.
Inspirare ed espirare. Ma no, non fa niente, davvero. Non preoccuparti per il prezzo, va bene? Fidati. Se non sapessi quello che faccio, sarei arrivato fin qui. Senti, adesso non ho più tempo. Ti richiamo io. Giulia, che splendida sorpresa. Ma credevo non mi volessi più vedere. Non sono venuta qui per te, Scott, ma per parlare di quello che è successo. Parli del pranzo? No, non del pranzo, ma di quello che mi hai fatto. Non so di cosa stai parlando. Sì che lo sai. E fra poco lo sapranno tutti. Ti ho portato fuori a pranzo. Ho cercato di farti divertire un po'. Divertire? Divertire? Ti prego, non alzare la voce. Non ha funzionato, giusto? Ascolta, io non so cosa avevi in mente per noi due, ma non sei certo il mio tipo. Quindi non ci rivedremo mai più, è chiaro? Perché in caso contrario, quello che secondo te è successo tra di noi... Ma poi chi vuoi che ci creda? Sei l'ennesima donna patetica in cerca d'amore. E ricorda, non osare, non osare. Mai più minacciarmi con false accuse, altrimenti ti distruggo. Mi sono spiegato. Io rovinerò la tua vita. Così in te penserei a delle protesi. Non vorrai restare single per sempre? Grazie di essere venuta a trovarci. Sei un po' in ritardo, tesoro. Ciao. A dopo. Arrivo. Ciao. Ciao. Oh, grazie. Che profumino. Come sta Marley? Non bene, più tardi la porterò dal veterinario. Non so, Rebecca, in effetti non è facile giudicare. Lo so che il sesso vende, credimi. Non riuscirei a guadagnare abbastanza per pagare le bollette se non fosse per il sesso, coraggio, ma... Giulia, ammettilo. Non ti è piaciuto? Senti, l'ho letto con attenzione. Non posso dire che non mi sia piaciuto, ma... La valle delle bambole? Non era quello che mi aspettavo quando parlavi di un classico. Ho pensato che fosse ora di un po' di Pulp Fiction, considerando che la prossima scelta di Giulia sarà questa. Non potevamo restare fedeli al sesso puro ancora per un po'? Io con il sesso sono divorziata, ricordi? Non ho un marito con cui andare a letto e non ho amanti. Beh, a volte il sesso più soddisfacente è sinonimo di infedeltà. David l'ha scoperto. Ha scoperto di Andy? Come? Ecco, stavo ascoltando i messaggi del cellulare con il viva voce.
mentre lui si trovava in corridoio. David non torna mai così presto e immagino che, finito il processo, non sia passato dall'ufficio. Oh, no. E cos'è successo? Mi ha guardato come se fossi una delle sue clienti e ha detto che non era sicuro di come procedere. Da allora non ci parliamo, dormo nella stanza degli ospiti. Secondo te è finita? Oh, mio Dio. David è un ottimo avvocato, non vorrei mai trovarmelo contro in un'aula di tribunale. Io lo amo ancora. Che disastro. 10 anni, Rebecca. Prima o poi doveva scoprirlo. Già. Lo ammetto, provo un certo sollievo adesso che le carte sono scoperte. Ma ora Andy sta vivendo nel terrore che venga a saperlo anche sua moglie. Quindi le cose sono un po' cambiate anche fra noi due. Ancora. Non va mai sottovalutato il potere dei segreti. Mm. Allora cosa hai deciso? Non muoverò un dito finché non avrò capito dove voglio finire. Soprattutto con chi vuoi finire. Giusto. Sapete, sono contenta che i ragazzi siano al campeggio perché c'è davvero troppa tensione in casa. Vedi, a questo mi riferivo prima. Gli uomini complicano qualsiasi cosa. E così ho detto a Mike che ho chiuso con abiti e fedi nuziali. Basta. E tu cosa dici, Giulia? Pensi che ti risposerai? Neanche per sogno. Sembra una risposta definitiva. Ho chiuso coi maschi. Vedremo. Non voglio andare a casa. Ciao, tesoro. Ciao. Ci vediamo domani. No, dopo ti riporto la ciotola. Pronto, Giulia? Sono Coleman. Ciao. Hai già fatto i controlli? Beh, sì e no. Mi spieghi? Ecco, ho controllato documenti, ho verificato ogni fonte e non sono riuscito a trovare niente di illecito nel suo passato. Insomma, non ha precedenti, non ha problemi con la polizia, nemmeno una multa. Non hai scoperto proprio niente. Ecco, adesso arrivo al lato più interessante della faccenda. A parte l'assenza di violazioni, e il fatto è che non c'è traccia di lui almeno negli ultimi 3 anni. Nessun cambio di residenza, nessuna esperienza professionale del passato, come se non fosse esistito fino a 3 anni fa. D'accordo, adesso che si fa? Senti, a parte le telecamere di sorveglianza, i cellulari, il GPS, non si può fare granché senza un'autorizzazione che ci permetta di procedere. Oppure si fa di nascosto. Ok. Allora cosa dovrei fare adesso? Insomma, per che cosa ti pago? Per scavare nel passato di una persona più velocemente di chiunque altro. Però mi serve un nome. Un nome vero. Penso stia usando uno pseudonimo. Allora, se scopri chi è veramente, ti dirò cosa ha fatto. Figlio di puttana. Allora ti ringrazio ancora. Ci vediamo presto. Figurati, ne sono sicura. Piacere. Ciao, ci conto, eh. Mi raccomando, ti aspetto. Ciao. Thank you.
Non so cosa dirti. Sai, ultimamente sono molto concentrata su me stessa, lo devo ammettere. Però è una settimana che non la vedo. Magari è solo una sensazione, ma a me sembra diversa. C'è sotto qualcosa. Quando ha divorziato da Brad era più che felice di frequentare altri uomini. Magari adesso invece sta pensando che non sta bene fare certe cose sopra i 40 anni. Secondo te la irrita che Brad si risposi? No, no, anzi credo sia contenta che sia riuscita ad andare avanti. Chissà, forse dovrei presentarle qualcuno di successo, un tipo equilibrato e carino. E single, e non single per strane ragioni. Esatto. Ciao ragazzi. Ciao. Scusate il ritardo, c'erano un sacco di ordini da spedire. Oh, non importa. È ancora caldo. Fantastico. Allora, che novità ci sono? Cosa mi sono persa? E a te come va? David vuole uscire a cena sabato per discutere delle nuove condizioni. Bene. Ha già parlato coi ragazzi? No, non ancora. Che cosa vuoi che dica? La mamma ha me per marito e un altro per fare sesso? Capisci che... Credo che sceglierà con più cura le parole. Tu quali condizioni vuoi? Vorrei solo che le cose tornassero come prima. Vorrei mio marito, i miei figli e il mio ragazzo accanto. Il matrimonio ha 3 parti di amore e 7 di remissione dei peccati. E chi l'ha detto? Lao Tzu. E chi è? Un filosofo cinese. Oh, per favore, tu come fai a conoscerlo? Devo sapere queste cose per lavoro. Ai clienti piace comprare libri da una che ci capisce. È comprensibile, ovviamente. Si fa così perché lo dice Ofra. Ma chi se ne frega di quello che dice Ofra, mi chiedo io. Ha osato criticare la grande conduttrice di fronte a noi. Scusate, non vi avevo visto. Le anziane ultimamente mi stressano. Oh. Oh. Non l'ha detto, vero? Non ci sono più le cameriere di una volta. Hai ragione. A proposito, nonna, non esci con nessuno? Io credo di avervelo già detto più volte, ho chiuso con gli uomini. Eppure ti sei vista con qualche uomo interessante subito dopo il divorzio. E il fatto che con loro non sia durata non significa che tu debba arrenderti. Ci sono un sacco di uomini carini. Giulia, ascolta, sei stupenda, hai una bella casa, un lavoro tutto tuo. Sei una preda. Ma io non voglio essere cacciata. Non ho tempo per... una relazione a questo punto. Ecco, sono concentrata più sul lavoro, sul mio figlio, sulle mie amiche. Una storia nuova non mi interessa in questo momento, ok? Ok. Non te lo chiederò più? Beh, io sì, non voglio che tu ti arrenda. Guarda che non mi voglio arrendere. È solo che... non credo più in ciò che credevo prima. Va bene? Punto e basta. Thank you.
Sono armata! Oh, oh mio Dio! Charlene! Giulia! Oh. Che cosa ci fai con la pistola? Adesso che ci penso, da quando hai la pistola? Dopo Scott. Scott? Ma chi è Scott? Lasciami, lasciami, ti prego! Sono stata da lui. L'ho affrontato. Si è comportato come se niente fosse. Penso che dovresti andare alla polizia. No, non posso farlo, Charlene. Io ho visto quello che succede alle vittime. Vengono mortificati di nuovo, per giunta in pubblico. No. Non ce la faccio. Non ce la faccio, credimi. Che cos'altro sai di lui? Non molto. Hai già fatto gli esami? Sì. È tutto negativo. Ma io mi sento così sporca. Non puoi permettergli di farla franca. Lo rimpiangeresti. Io lo so. Lottiamo per dimenticare. Ma riviviamo tutto dentro. E pensiamo sia colpa nostra. Sì, infatti, penso sia colpa mia. È tutta colpa mia. Ho permesso che uno sconosciuto entrasse in casa. Andiamo, e ho aperto Giulia, la porta. Non dire così. Tu non potevi sapere nemmeno chi cavolo fosse. Certo che è colpa mia. Insomma, ragiona. È come se tu buttassi addosso la colpa a una bambina che viene abusata. Senti, voglio farti vedere qualcosa. Cosa? Qualcosa che mi ha lasciato il mio affettuosissimo papà. Oh mio Dio. Non le ho mai fatte vedere a nessuno, tranne agli uomini con cui sono stata a letto. Quando non era con la sua comunità a predicare la Bibbia e quindi la redenzione, i valori della famiglia, a casa si sfogava contro di me. Secondo lui la Bibbia la dovevo imparare in quel modo, a forza di terribili colpi di cinghia sul corpo. Quanti anni avevi? Abbastanza per capire cosa mi avrebbe fatto dopo. Ti ha anche... No. No. Ma lo intuivo dal suo sguardo. Ecco perché me ne sono andata via di casa. E nonostante tutto, ancora oggi, do tutta la colpa a me stessa. E non vorrei che succedesse anche a te, Giulia. Allora, che cosa vogliamo fare? Non lo so. Non lo so. Faremo in modo che quel bastardo la paghi. Sicura di volerlo fare, Charlene? No. Ma non posso lasciare che tu lo faccia da sola. D'accordo. Su, andiamo. A lezione dalle 3 alle 4, quindi dobbiamo uscire per le 3:45. Coraggio.
Prova a suonare, controlliamo che non ci sia nessuno. Senti niente? No, niente. Bang! Piuttosto scontato. Dovrei ricordare... Sì, ecco. Senti, dobbiamo fare tutto velocemente, capito? Sì. Yuhu! Forza, andiamo. Non c'è niente qui, andiamo. Questo sembra promettere bene. Controllo le altre stanze. Grazie. Andiamo. Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Dammi un indizio, Scott. Chi sei? Giulia! Che c'è? Vieni qui, in fondo al corridoio. In fondo al corridoio. Allora? Guarda che cosa c'è qui. Sì, ma non toccarla. Figurati, non ci pensavo neanche. E poi hai visto là fuori. Si tratta bene il bastardo, eh? Diamo un'occhiata. No, ferma, che ore sono? È presto. Allora è da qui che arriva tutta quell'arte mediocre. Già. Questo tipo è strano. Wow. Carino. Scommetto che ti piacerebbe farci un giro, tesoro.
Niente? Niente. Ok. Lo sai? Mia nonna diceva che le persone nascondono sempre qualcosa dietro i quadri. Attenta. Niente? No. Senti, a questo punto ci converrebbe seguirlo. Mi dai una mano? Arrivo. Non romperla, mi è costata $300. Secondo te quanti soldi saranno? Non lo so. Non ne ho mai visti così tanti tutti insieme. È uno spacciatore, secondo te? Insomma, devono essere sporchi per forza. No, per me non sono sporchi. Sanno più di... libertà. Potrei portargliene via un po'? No. Ora no, Giulia. William Wilkins. Oh mio Dio! Senta, il problema sta nel serbatoio. Che cosa sta dicendo? D'accordo, va bene, aspetto qui. Sarà fatto, non si preoccupi, sarà fatto. Sì. No, getteremo il cemento sabato. Glielo prometto, va bene? Perfetto. Abbastanza bene, sai che non lo farei mai. No, te lo sarai immaginato.
Un momento. Yuri, è sul retro? Dai! Charlene, non muoverti! Sbrigati! Bene. Ok. Fatto. Andiamo. Le chiavi! A presto, allora. Pensa se si chiamava John Smith. Hai avuto fortuna? Ci sono un sacco di risultati. Bene, iniziamo a farli passare. Secondo me siete pazze, potevate anche farvi beccare. Tu ne sai qualcosa, non è vero? Scusami, non volevo. Non è illegale tenere una scatola piena di soldi in casa, Giulia. Lo so, ma... se la nasconde c'è un motivo, quel denaro non è pulito. In questo caso informa la polizia. È escluso, che cosa diciamo? Che siamo entrate di nascosto e abbiamo trovato i soldi? Non se ne parla. Magari bastasse dire alla polizia quel che mi ha fatto per chiuderlo in galera, ma... Beh, a volte li condannano anche senza prove, ma è difficile. Oh, guardate, sacerdote sparisce con le donazioni. Una croce l'aveva. Il reverendo Wilkins, giovane e carismatico ministro dell'Abundant Love Church of God, è sparito una settimana fa. Si sospetta l'appropriazione indebita. La piccola confraternita è cresciuta in modo notevole nella zona da quando, bla 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 bla, secondo le fonti mancherebbero $500,000 dal fondo delle donazioni raccolte negli ultimi 5 anni. Il reverendo si sarebbe dato alla fuga. Quando l'FBI ha iniziato a interrogare alcuni membri della chiesa sui fondi mancanti... Chissà, forse quella croce l'ha presa da lui. E anche i soldi. Io dico che è Scott. È la seconda volta che Wilkins ha a che fare con la legge. In precedenza era stato accusato di stupro da parte di una parrocchiana, Rachel Bridges, che poi ha ritirato la denuncia. La Bridges, 26 anni, in seguito si è suicidata dopo la dichiarazione a dir poco scioccante con cui Wilkins aveva etichettato la loro relazione. Oh mio Dio. Secondo le fonti, la morte della Bridges ha acceso riflettori sulla chiesa e sullo stile di vita colorito di Wilkins, finché un anonimo ha spifferato che c'era qualcosa che non andava nei forzieri della confraternita. E quando è successo? 3 anni fa. È lui. Il dottor Andy approverebbe vedendoci così. E dai, David, smettila. Devo parlarti, si tratta di Giulia. È stata violentata un paio di mesi fa, ma non ha sporto denuncia. Niente da fare, allora. Il tizio era già stato accusato di stupro 3 anni fa. Assolto o condannato? Non c'è stato processo. Allora è rilevante, lo sai, Rebecca. Sì, lo so. Ma è stato anche sospettato di aver rubato i fondi di una chiesa e usa un falso nome. Ci sono prove? No, è scappato. Nessuno della chiesa ha voluto procedere, ma l'FBI ha aperto un fascicolo. Lei può provare che è lo stesso uomo? Non ne sono certa. Non hai granché. No, ma posso informare l'FBI? Sì, potresti. E loro magari lo interrogherebbero. Ma il giorno dopo sparirebbe di nuovo. È che non riesco a mandarla giù. Deve pure esserci un sistema per incastrare quel tizio. Quante giurie hai visto prendere decisioni irrazionali? Se non è stata picchiata e non ci sono prove dello stupro né una denuncia. Lo so, è orribile. Giulia ha preferito fingere che non fosse successo e quindi ora non ci sono prove. E il furto, poi? Conosci le statistiche. C'è sempre qualcuno dei giurati che chiede: è così grave prendere a chi ha già così tanto? Che cosa le posso dire? Come può ottenere giustizia? Con i soldi. Convincendo i derubati a intentare una causa. È il modo migliore per far reggere le accuse. David. Grazie.
Dì a Giulia di chiamarmi quando vuole. Sì, d'accordo. Mangiate quantità generose di frutta. Buongiorno signore e signori, benvenuti a bordo del volo diretto a Dallas, aeroporto internazionale di Fort Worth. La durata prevista per il volo è una bellissima giornata. Oggi arriveremo a 29 gradi, anche se per ora ne abbiamo solo 18. Nel pomeriggio potrebbero verificare. È un problema quello chiamato. Cristina, quando si arriva a questo punto bisogna essere pronti ad andare fino in fondo. Give me, Lord, for I know not the ways of truth and light. I never felt the hands of love, but I feel it when I die. Well, I never. Salve, cara. Posso aiutarla? Lei è il reverendo Vernon? Esatto. Io sono Janet Blake. Vengo dalla Florida. Volevo sapere se potevamo parlare un attimo della sua chiesa. Beh, di solito non ricevo nessuno senza appuntamento. Ma che ci importa delle regole, giusto? Ho qualche minuto, si accomodi. Grazie. Presto verrò ad abitare qui vicino. E ovviamente tra le priorità c'è anche quella di trovare una chiesa. E la sua, ecco, ha un nome così sereno. Beh, sì, è una bella confraternita. Sono orgoglioso di dire che servo questa chiesa da diversi anni e ultimamente la porto avanti da solo, da quando uno dei sacerdoti è stato trasferito. Quest'ala in particolare è stata costruita nel 1982, quando il boom dell'edilizia ha reso necessaria una chiesa comoda da raggiungere. Da allora siamo cresciuti. Ho anche avuto la fortuna di essere affiancato da numerosi novizi. A noi dell'Abundant Love piace accogliere tutti a braccia aperte, sia coloro che vogliono contribuire con il tempo che con lo spirito. Quell'uomo, nella fotografia. Credo di conoscerlo. Come mai ha questa sensazione? Ho letto qualcosa di lui. È William Wilkins, giusto? Da dove ha detto che viene? So cosa ha fatto. Per l'esattezza, cosa crede di sapere? Ecco, solo quello che ho letto sui giornali quando mi informavo sulla zona. Non crederà tutto quello che legge, spero. No, ma c'era un articolo molto duro. Ha portato via i soldi, vero? Il colloquio è finito, cara. Io so dov'è. La vostra chiesa ha il diritto di riavere i soldi. Potete denunciarlo. Anche io so dov'è. Ma amo mio figlio. E così come il Signore non ha abbandonato suo figlio, io non abbandonerò il mio. Questa confraternita non desidera rivangare il passato o denunciare qualcuno. Le donazioni sono raddoppiate per andare a coprire tutte le perdite. Crediamo che il giudizio, anche per William, spetti al Signore. Le suggerisco di fare lo stesso. No! Quelle persone non saranno contente di sapere che ha preso i loro soldi. Non avrà la collaborazione delle mie pecorelle. Chiunque sia, è ora che se ne vada. Non è stato affatto trasferito. È scappato coi soldi. E ha stuprato Rachel. Ne sono sicura.
Adesso mi ascolti bene. Quella ragazza mentiva. È stata lei la causa di tutti i problemi della confraternita, non mio figlio. E se lei o le persone per cui lavora osate affermare il contrario, vi faccio finire in tribunale così. Non mi provochi, capito? Grazie, signorina Blake. Grazie del suo interesse per la nostra chiesa. Buona giornata. Ehi là! C'è nessuno in casa? Che cosa vuole? Naomi? Naomi Bridges? E lei chi cavolo? Salve, scusi se la disturbo. Io sono Janet, Janet Blake. Vengo da fuori. Mi trattengo solo per un giorno e speravo di avere un attimo del suo tempo. Per quale motivo? Vorrei parlarle di sua figlia. La prego, è importante. Per favore, se solo mi dedicasse 5 minuti del suo tempo, io... Senta, le do 10 secondi per allontanarsi, poi chiamerò la polizia. Che cosa ha da guardare? Non c'è niente di interessante qui. Ascolti, io so dove si trova William Wilkins. Per quale motivo tira in ballo quel nome? Lei lo sa. Che è l'ultimo al mondo che voglio sentir nominare. Deve essere punito e io la posso aiutare. A lei cosa importa? Ha fatto del male anche a me. La prego. Non posso farla entrare. È in disordine. Che cosa le ha fatto? Ha approfittato di me. Fisicamente, intendo. Lui... No, non occorre. Lo so. Era un bellissimo raggio di sole, la mia Rachel. Finché lui non le ha rubato la luce e tutta la gente del posto. L'ha isolata e si è schierata col bravo reverendo. Oggi avrebbe 29 anni. Mi spiace davvero tanto. Era troppo giovane e innocente per resistere alla lapidazione che le fecero i vicini. Le hanno persino scritto puttana sulla macchina. Allora è venuta da me a dirmi, mamma, non lo reggerei un processo. E abbiamo rinunciato. Da allora non è mai più stata la stessa. Non ha mai più superato lo shock. Può ancora fargliela pagare. Alla corte civile. Così sarà risarcita per il dolore e la disperazione che ha causato a lei e alla sua ragazza. Risarcita? L'ha violentata. E l'ha ammazzata. Lo sceriffo aveva il suo DNA. E bastava guardarla per capire che non era stato consensuale. Ma anche lui si è schierato con William. A volte abbiamo una seconda chance per correggere gli errori. Non ne ha più la forza. No, avrà la sua punizione nell'aldilà. La gente che abita qui non vuole farsi coinvolgere, per loro è più facile dimenticare.
E anche per me. La ringrazio di avermi ascoltato. Mi spiace averle fatto rivivere tutto. Io rivivo la tragedia ogni giorno. Dio non è morto. Ma di sicuro si è addormentato. Can you tell me it's over? Can you tell me it's gone? Can you tell me tomorrow there'll be a brighter dawn? I don't see no rainbow beyond the razor's edge. Can't escape the draw of fate. It's drawn me in too deep. No more going round in circles. Time to shut my eyes and leap. Take my chances and the cancel. Cause there's no life on the ledge. There will be no looking back. There will be no helping hand. In the middle of the madness, someone's got to take a stand. Porta delle tariffe del weekend, Yuri. Io torno lunedì e quando guarderò dalla finestra voglio vedere il lavoro finito. Voglio vedere la cascata che funziona. Faccia quello che deve fare, ma finisca il lavoro. No! No! Chi siete? Che cosa volete? Chi siamo? Non ha alcuna importanza. Sentite, ok. Ho dei soldi. Molti soldi, in contanti. Per caso parli di questi? Ma come facevate? Noi sappiamo molte cose su di te, William. Sentite, ce ne sono ancora. Ce ne sono ancora molti e so dove trovarli. Bene. Perché prima che tu possa toccarli, andranno per una buona causa. Come doveva essere fin dall'inizio. Non ruota tutto intorno ai soldi, Willy. Non è possibile comprare tutti. Guardate che io mi chiamo Scott. Avete preso la persona sbagliata. Non conosco nessun Willy. E sì, invece, tutti quanti hanno un prezzo. Prendiamo voi, per esempio. Avete due opzioni tra le quali scegliere in questo momento. Andare dritte di filato in galera. O lasciar perdere questa sceneggiata e tornare a casa molto ricche. C'è una terza opzione. Noi torniamo a casa ricche e tu finisci in galera. Per appropriazione indebita e per stupro, con tutte le aggravanti del caso. Oppure puoi restituire i soldi che hai rubato. Ma non lo farai perché dovresti spiegare come ne sei entrato in possesso. O sbaglio? Sentite, non è ancora troppo tardi per mettere fine a questo madornale errore. Possiamo arrivare a un compromesso. Ah, che cazzo! Grazie per aver tenuto la pistola carica, William. Il prossimo colpo andrà a segno. Ok, ok. Diamoci tutti una bella calmata. Voi avete i soldi, non c'è motivo che si faccia male qualcuno. Allora rispondi al tuo vero nome. William. Sono William. Wilkins. Sì, sono William Wilkins. Anzi, ero William Wilkins. D'accordo? Bene. E ora confesserai anche lo stupro che ha portato al suicidio di Rachel Bridges. Io non l'ho violentata.
Si è uccisa per quello che le hai fatto e dovrai ammetterlo, tesoro. E confesserai anche di aver sottratto questi soldi alla chiesa. O ti assicuro che le tue chiappe non usciranno vive da questo posto. Cominciamo. Ma che cazzo? Confessa. Pronta? Leggi. Non posso. Leggi. Non posso, quel foglio è troppo lontano. Adesso riesci a leggere, brutto stronzo? Leggi. Io sono il reverendo William Wilkins, alias Scott Rivers. 3 anni fa ho stuprato una donna di nome Rachel Bridges. Sono indirettamente responsabile della sua morte. Queste sono stronzate. Io non ho niente a che fare con la sua morte. Leggi tutto, fino in fondo, o morirai! No. Ti ripeto, leggi quella confessione o ti conficco un proiettile in testa. Hai capito, William? Perché pensi di essere su questo tappeto, tesoro? Eh? Ci sei sopra perché poi ti ci avvolgeremo, ti seppelleremo e nessuno ti troverà mai più. Hai capito? E adesso leggi. No. D'accordo. Allora faremo così. Sta a sentire. Il primo proiettile finirà nel piede, solo perché tu senta male. Il secondo finirà nella gamba. Perderai molto sangue e senza cure rischierai di morire. È vero? Già. E il terzo servirà a impedirti di urlare, quindi diciamo che finirà, ecco, in bocca. E ora leggi! No! Dovrai ammazzarmi. Coraggio! Dai, fallo! Uccidimi! Sei pronta a premere il grilletto contro un essere umano? Io non credo proprio. Gesù, questa situazione è quasi ridicola. E ora che cazzo vuoi fare? Oh. Ehi! Levamelo! Non riesco a respirare! Stronzo! Maledizione! Che ti succede? Quello non leggerà mai niente, siamo fottute! Quello stronzo arrogante sa che non gli sparerei mai. Zitta. Giulia, che cosa facciamo adesso? Mi è venuta un'idea. Lascia stare i capelli. È ben affilato, me l'aspettavo.
Tu te ne intendi di oggetti penetranti, vero William? Pagherai per questo, puttana. In un modo o nell'altro, alla fine ti troverò. La telecamera è pronta. Leggi. Io non leggo quello schifo. Allora aspetteremo. Ce lo direi tu quando sarai pronta a leggere. Perché noi, William, abbiamo tutto il tempo del mondo. Riesci a inquadrarmi di spalle, vero? Oh, sì. Anche tutto quello che faccio da qui sotto? Sì. Sai una cosa? È vero, non l'ho mai fatto prima. Non so nemmeno quanta forza ci voglia. Cazzo! Mi hai ferito. È più facile del previsto. Sai, William, tutto sommato sono quasi contenta che tu non voglia confessare. Perché, vedi, così posso eliminare... Che diavolo fai? Qualcosa che ha causato troppi problemi. Si può sapere che cazzo vuoi fare? Oh, non vorrei restare moscio davanti a me, William. Potrei divertirmi a stuzzicarti. Non toccarmi! Sta lontana da me, puttana schifosa! Per favore, andate a prendere del ghiaccio. E anche un accendino. Bisognerà cauterizzare la ferita. D'accordo, cazzo, cazzo, ci sto! Ci sto, va bene, leggerò quella cazzo di confessione! Lo farò, però cazzo, sta lontana da me! Vattene, ho detto! Io sono il reverendo William Wilkins, alias Scott Rivers. 3 anni fa ho stuprato una donna di nome Rachel Bridges. Stop! Devi sembrare spontaneo, sincero. Sei capace di fingerti sincero? Ascoltami bene, se non leggi con intenzione. Ok. Con la giusta intenzione. Ok. Ti faccio un altro taglio. Oh, cazzo! Ho detto che lo faccio, d'accordo, ma non starmi addosso! Allontanati da me, capito? Ti ho solo tolto un pelo. Rilassati. Hai solo un'altra chance di leggere come si deve. Poi inizieremo a giocare con quel coltello e non ti piacerà. Avanti. Io sono il reverendo William Wilkins, alias Scott Rivers. 3 anni fa ho stuprato una donna di nome Rachel Bridges. Sono indirettamente responsabile della sua morte, perché si è suicidata in seguito al dolore e al trauma causati da quello che le ho fatto. Mi sono anche appropriato di centinaia di migliaia di dollari donati all'Abundant Love Church of God di Fort Worth, in Texas. In questo momento di lucidità voglio ammettere le mie responsabilità e prometto di restituire tutto. Perfetto. Non lo accetteranno in tribunale. E chi ci va in tribunale? Questo finisce dritto su YouTube. Così l'FBI e tutti i tuoi amici del Texas vedranno di cosa sei stato capace. E mentre te ne resti qui, senza far niente, vorrei che pensassi a che cosa significa essere toccato quando non ne hai nessuna voglia. Ricordati di oggi e non farlo più. Mai più. A nessun'altra donna. Andiamocene di qui. Penso io al resto. Beh, è andato tutto liscio, no? In ginocchio! Nessuno si muova! Tu, con il coltello, vieni qui a tagliare il nastro. Adesso! La vedi questa? Fa quello che ti ho chiesto, o lei morirà. Mi sono spiegato. Avanti! Adesso le gambe. Anche l'altra, presto. E tu non muoverti. Metti giù il coltello.
Raggiungi la tua amica. Ma tu siediti. Avanti. Non muoverti. Nessuno si muova. Via questa stupida maschera. Io ti conosco. Anche voi due, levatevi la maschera. Fate vedere il vostro bel faccino. Su, coraggio. Anche tu, bella. Muoviti. Tutto questo per quella sciocchezza. Oh, è troppo divertente. Punta la camera su di lei. Forza! Fa vedere il monitor. Un attimo di pazienza. Sì, puntala su di lei, sulla sua faccia. Bene, comincia a registrare. Adesso, tesoro, ti resta una sola chance. O lei si farà male. Racconta a tutti quanti quello che hai fatto quando sei venuta da me questa sera. Su, parla. Sono entrata in casa tua. Ti ho immobilizzato, no, col tese. No, tutte e tre, fuori nomi. Meglio denunciarle che mettermi nella condizione di sparare. Avanti! Charlene e Rebecca sono entrate con me in casa. Ti abbiamo colpito. Ti abbiamo legato e costretto a confessare. Voi avete rubato i miei soldi e mi avete aggredito con un'arma mortale. Su, dillo! Io ti ho rubato... Noi! Noi ti abbiamo rubato i soldi. E aggredito con un'arma mortale. Bene. Spegni pure e torna vicino a lei. E adesso? Spogliati. Cosa? Non hai sentito? Che cosa vuoi fare? Un piccolo show solo per noi. Ehi, stronzo. Forse io ti piaccio di più. Oh, lo pensi davvero? Sì, certo. Credo di aver capito. Che cosa ti piace? Lo sai, credo che comincerò da te. Credo di averlo colpito. Sì, mi hai ferito, puttana di merda. Mettici sopra qualcosa. Andate via, chiamate il pronto intervento. No, non chiamare nessuno, dammi retta. Chiamate un'ambulanza. Forse è meglio chiamare qualcuno. Ho bisogno di soccorso. No, non possiamo, ormai ci ha visto. Volete smetterla, chiamate aiuto. Datemi il cerebro. Ci ha vista in faccia. Potevate uccidermi. Oh mio Dio, se muore davvero. Che cosa diavolo facciamo se muore? Tiro che sono stata lì. Sto perdendo sangue. Charlene, non andrà in prigione, te lo garantisco. Sale schifoso. Tiro che è stata tutta col danno. Cos'hai fatto? Io so solo che se quello esce di qui vivo, finiamo tutte in galera e per sempre. Volete finire dentro per lui? Io no. Non doveva finire così. Non volevamo che finisse così. Aiutatemi. E ora? Per favore. Dammela. Ora dammi la pistola, Rebecca. Abbiamo perso tutti la testa. Vi prego, io vi perdono. Non sporgerò denuncia. Ma dovete chiamare un'ambulanza. Chiamate l'ambulanza perché sto morendo. Ormai l'ambulanza non potrebbe più aiutarti. Sì. Dovresti pregare prima di morire. No, ti prego. Giulia, tu puoi salvarmi. Devi pregare. No. Prega. Ti supplico. È tardi ormai. Oddio. Oddio. Amen.
Così, dopo un primo contatto online, siete usciti insieme? Sì, esatto. Dove? Un locale che si chiama Coriander. Sì, è stata una bella serata, ma non siamo andati oltre. Non è... scoccata la scintilla. Lui non le ha chiesto di rivederla? Oh, sì, certo. Per la verità l'ha chiesto. E all'inizio avevo detto di sì, ma... ecco, poi ho cambiato idea all'ultimo minuto. Perché? Non so, avevo un presentimento. Che genere di presentimento? Oh, che dire, forse... avevo capito che non era quello giusto, quindi... beh, perché perdere tempo? E lui non l'ha presa male? No. No, mi ha regalato dei fiori e se n'è andato. È stato carino. E dopo che se n'è andato non l'ha più rivisto? Oh no, aspetti un attimo, sì che l'ho visto. Ecco, un giorno l'ho incontrato per caso al bar che c'è qui lungo il viale. Quando è successo? Qualche settimana dopo, credo. Non saprei dire il giorno esatto. Era in compagnia di qualcuno? Mi è parso di no. E lei? Io ero insieme a un paio di amiche, sì. E loro hanno avuto contatti con lui? No. No, loro non sapevano niente di lui. L'hanno salutato solo per cortesia. Quando c'è di mezzo una persona scomparsa, dobbiamo controllare tutti quelli che l'hanno incontrata, quindi avrò bisogno dei nomi delle sue amiche. Sì, d'accordo. Voglio dire, se questo è utile, faccia pure. Ultimamente lei ha comprato una pistola, esatto? Sì, esatto. Che cosa l'ha spinta a farlo? Vede, mio figlio è lontano. E, come vede, la casa è molto grande, mi sento un po' sola. Avevo bisogno di protezione. C'è qualche persona in particolare da cui voleva proteggersi? No. No, vede, è solo che... ecco, quando si ricomincia a uscire, ci si rende conto che si incontrano sconosciuti che ovviamente vengono a sapere dove abiti. Sono tempi difficili. A volte sì. È stato un acquisto legale. Lo so. D'accordo, allora... se per caso dovesse venirle in mente qualcosa, mi telefoni. Lo farò senz'altro. Ok. La accompagno. Grazie. Ah, un'ultima domanda. Sa, mi hanno sempre incuriosito queste storie di incontri online, ma non ho mai avuto il coraggio di provarci. Lei ha rimpianti? Credo che tutti abbiano dei rimpianti. Già, forse ha ragione. Però io non ho rimorsi. Ciao. Ciao. Chi è quello? Ciao, Marley. Come va la nostra regina oggi, eh? Allora, come stai, piccola? Passato tutto? Poi facciamo un movimento ad arco. Indietro. Avanti la gamba sinistra, prendete la teiera, aprite il braccio di lato, sollevate il destro, spingetelo in avanti. Al centro. Pensava di essere superiore e credeva che le regole non valessero per lui. È sempre omicidio. A sangue freddo e anche premeditato. D'accordo, ma a volte perché i cattivi paghino, i buoni devono macchiarsi di qualche nefandezza. Sì, ma la voglia di confessare ti rode dentro e ti consuma l'anima. Il rimorso torturava anche il protagonista di Delitto e Castigo. Hai ragione, ormai è fatta, finita. E poi a nessuno verrebbe voglia di confessare, vista la storia. Già, nemmeno alla prostituta del romanzo, infatti. E adesso che libro leggiamo? Ah, già. Non lo so. Ho qualche difficoltà a decidere. D'accordo.
Beh, allora facci sapere. Sì? Hai raccontato a Rebecca la novità? Mike e io ci siamo fidanzati. Fantastico. Sono sicura che sarete felici. E a te come vanno le cose? Con Andy non mi vedo più. Non lo sapevo. È ora di mettere un po' d'ordine. Credo che sia giusto. Come va il lavoro? Bene. Anzi, benissimo. Gli ordini online vanno a gonfie vele. Oh. Avete visto questo? Ah, l'ho sì? Trovato in rete. L'avevo visto. Dovremmo andare all'inaugurazione. È vero. Hai ragione. È tutto a posto. Già. Al futuro, allora. Al futuro.